A Caltagirone si rinnova come ogni anno il culto in onore della Madonna delle Grazie, che è venerata nella Basilica di San Giorgio, la più antica chiesa della città. Una festività parrocchiale che sotto l'aspetto religioso rappresenta un momento di forte aggregazione sociale nel più antico quartiere della città. Il parroco della Basilica di San Giorgio, Giacomo Girella. I festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, che è compatrona della parrocchia della Basilica di San Giorgio, è una festa molto sentita nella comunità di Caltagirone, dei momenti aggregativi dal punto di vista ecclesiale, e poi si concluderà con la solennità della Beata Vergine Maria proprio il 5 di luglio alle ore 19:30. Il Vescovo sarà qui in mezzo a noi, e poi dopo la Santa Messa la processione del Ferco della Madonna per le vie del nostro quartiere. Ecco, questa festa è veramente una festa aggregativa, un momento di grazia particolare che viviamo tutti insieme come comunità, ma anche come comunità cittadina di Caltagirone. La festività in onore di Maria Santissima delle Grazie non si caratterizza per lo svolgimento di eventi folcloristici, in quanto sono proprio i momenti religiosi a richiamare i fedeli da ogni angolo della città. Festa in onore di Maria Santissima della Grazia, ci saranno anche momenti aggregativi per poi avere, ecco, la serata del venerdì, la Stra San Giorgio, questo momento di passeggiata per le vie della città di Caltagirone, momento soltanto, ecco, di attività sportiva ma anche di carattere culturale, perché guarderemo le bellezze che sono presenti nel nostro quartiere. E poi, ecco, la giorno 5, il momento di festa con tutta la comunità cittadina.